La vera natura di Queen Elizabeth II dietro le quinte è stata scoperta da una fonte. La regina può andare da magistrale a loquace con le persone che hanno il permesso nella sua stretta cerchia di amici e membri dello staff, secondo una fonte. La monarca è stata descritta come una persona dotata di buon giudizio dopo aver ottenuto la sua fiducia, ha aggiunto l'insider, una fonte ha detto a People Royals. La regina può passare dall'essere magistrale a chiacchierona con coloro di cui si fida. Ha buon senso una volta che si fida delle persone e una volta che lo fa è molto facile. La regina risiede al castello di Windsor da marzo 2020 con una manciata di membri dello staff di cui ha imparato a fidarsi nel corso degli anni. Nella sua casa del Berkshire, si crede che sia raramente sola, anche dopo la morte del marito. Il principe Filippo, in effetti, la fonte ha affermato che la regina può contare su un certo numero di amici per tenerle compagnia. Tra questi, si crede che sia la sua dama di compagnia Lady Susan Assi, che conosce Sua Maestà da 6 decenni. Notoriamente, la regina può anche contare su membri leali del suo staff, tra cui la sua sarta e confidente Angela Kelly. Paul Wybrew, il valletto della regina, appare spesso nei rapporti sui dipendenti più fidati della sovrana e si crede che a volte si sieda. Su richiesta del monarca, per guardare la TV con lei. Le persone nella bolla della regina, che sono state particolarmente importanti nel sostenerla durante la pandemia, apprezzano la loro posizione, ha affermato l'insider. Hanno continuato, coloro che sono in essa amano il loro posto. Sono un supporto per la regina e qualcuno con cui possono ridere e parlare dei problemi del giorno. Punto. La bolla isolante della regina è stata discussa per la prima volta dal padrone di casa Tony Johnston Barth nel giugno dello scorso anno. Il membro dello staff reale, che ha prestato servizio nella marina per 40 anni, ha scoperto che l'autoisolamento con la regina e il principe Filippo non era troppo dissimile dalla vita in mare. In una nota al suo staff, l'assistente reale ha coniato il termine HMS Bubble per descrivere il personale e i reali che si autoisolavano nel Berkshire.